Con la vista del parcheggio di Colli sul Velino iniziamo la nostra visita di oggi. Ci troviamo a pochi chilometri da Rieti, un borgo, un paesino molto caratteristico, proprio a ridosso del campanile della chiesa e nel centro storico. E qui vediamo inquadrato già una porzione della struttura abitativa che oggi andiamo a visionare. Si tratta di un complesso abitato di diverse, composto di due strutture, una di fronte all'altra, e qui vediamo praticamente una delle due porzioni con il balconcino, queste due stanze al primo piano e una delle due cantine in piano antistante. Attraversiamo questa corte davanti alla struttura e attraverso questa strada comunale ci avviciniamo all'abitazione retrostante. continuando per la strada comunale, ci avviciniamo all'interno di questo spazio dove vedete inquadrato una sorta di area comune e questo invece giardinetto privato dell'abitazione che stiamo vendendo, praticamente un ritaglio sotto questo albero di pino. E qui nuovamente inquadriamo l'abitazione che abbiamo visto prima e che è composta da questa stanza come servizio, come bagno, con una finestrina. Qui da altre due stanze, che erano quelle viste precedentemente al primo piano, di cui una con balcone. Questa è la prima, logicamente dove i signori hanno posto materiali vari. Dove però è stato rifatto il tetto, logicamente per il resto invece da ristrutturare. Qui, come possiamo inquadrare, è un deposito logicamente utilizzato in questa maniera e questo invece è l'affaccio, il balconcino che avete visto qui sotto. Inquadriamo il tetto che è stato totalmente rifatto. Accediamo all'interno dell'abitazione, al piano terra. Qui troviamo subito una stanza con attualmente utilizzata come camera, ma ovviamente può essere una saletta comunque d'ingresso, un salottino, c'è cioè un caminetto, come vedete inquadrato. La casa è in buone condizioni, almeno per quanto riguarda la struttura. Logicamente necessita comunque i lavori di tinteggiatura o di aggiornamento degli impianti. E qui invece attraverso quest'altra porta accediamo all'altra stanza. La cucina, anch'essa molto ampia e grande con due finestre. Qui c'è un altro camino che vedete inquadrato, una stufa, una vecchia stufa di una volta. E invece quest'altra è una vera e propria cantina, chiamiamola così, una grotta, però molto utile perché logicamente può ospitare di tutto, materiali vari e quindi sempre molto comoda. Siamo usciti fuori e andiamo a visitare, sempre qui al piano terra, questa bella stanza grande che logicamente una cantina, ma veramente molto ampia, saranno quasi 20 metri quadri con questo camino gigante. È una dispensa logicamente per gli attrezzi e per le legna ovviamente. E qui usciamo nuovamente all'esterno e giriamo al primo piano. Siamo nuovamente nel primo piano e qui accediamo alla parte sovrastante dell'abitazione attraverso una delle due porte che avete visto in esterna. Questa è una botola che può collegare la cantina dove siamo stati nel piano terra al piano superiore, oppure come abbiamo fatto noi si fa il giro nella corte esterna e si entra nella proprietà. Qui c'è questa stanza che vedete qui inquadrata. Anche qui il tetto
Apparentemente siamo in buone condizioni, c'è una finestra a fianco alla porta d'ingresso. Qui abbiamo una camera da letto, abbastanza ampia e grande, con l'affaccio sul balcone. Adesso andiamo a vederlo. E qui invece abbiamo questo disimpegno che ci garantisce l'accesso al bagno, che vedete inquadrato, c'è un boiler elettrico che era l'acqua calda, la finestra e la vasca, e un'altra stanza invece con pavimentazione con i vecchi mattoni di una volta. Qui si vede comunque come il tetto sia stato rifatto di nuovo. Anche qui c'è una finestra che affaccia sulla corte esterna. Ritorniamo indietro. Qui c'è quella per scendere nella grotta. E attraverso il balcone accediamo all'altra camera. Questo è un bel balcone abbastanza lungo, di 1 metro più o meno di larghezza. E accediamo a quest'altra stanza che invece anch'essa ha la sua uscita esterna. Anche qui si vedono comunque i travi originali di una volta, un'altra bella stanza grande, più o meno alti 30 metri quadri. E anche questa c'è che, come vi dicevamo precedentemente, esce all'esterno e finisce di fronte alla tettoia che avete visto. E quest'area di giardino esterna. Rinquadriamo nuovamente tutto il lato superiore fino alla porta, all'ultima porta che ne determina il confine con l'altra proprio da fianco. E con questo concludiamo la nostra visita di oggi.